Intervento questa sera, mercoledì 14 marzo, poco prima delle 18, dei vigili del fuoco di San Maurizio Canavese in via Grande Torino Cirié. L'allarme è scattato per un roulotto in fiamme. I vigili del fuoco hanno prontamente domato e spento il rogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Cirié. La roulotte si trovava parcheggiata di fronte allo stadio da parecchio tempo ed era abusivamente collegata con un cavo al palo della corrente elettrica, ma non si sa se sia stato questo a causare l'incendio. All'interno, al momento dello scoppio, non c'era nessuno. Sono in corso le indagini per capire chi vi dimora abitualmente, forse un senzatetto e le cause del rogo.